Bella ragazzi, benvenuti sul nostro canale Clurinuti Official Tube. Con questo secondo video di oggi vi mostreremo un glitch molto utile che vi consentirà di fare tanti soldi in veramente pochissimo tempo. Ciò che vi occorrerà è un amico, una lobby pubblica, un party col vostro amico e ovviamente l'auto del vostro amico, che sarà poi l'auto che riusciremo a clonare. L'auto del vostro amico dovrà essere posizionata accanto al muro, di modo che sarà impedito l'ingresso ai passeggeri e l'ingresso al veicolo dovrà essere impostato su solo passeggeri, come vedete in video. Dopodiché, entrate nel vostro garage e fatevi sequestrare una vostra auto. Come potete leggere dall'avviso in alto a sinistra, il vostro veicolo è stato sequestrato. Bene, recatevi nel vostro garage. Nel frattempo, il vostro amico dovrà avviare una qualsiasi missione di Ron, Simon, Gerald o Martin. Entrate nel vostro garage e recatevi vicino alle bici. Dopodiché, cliccate sul tasto destro per prendere la bicicletta e quando il gioco vi darà questo avviso, premete il tasto PS del vostro joystick, recatevi nel party. Andate sulla voce del vostro amico, in questo caso la Vizia Amsic 86 che salutiamo, e cliccate su partecipa alla sessione. In questo preciso istante, confermate due volte X e unitevi alla sessione del vostro amico. Una volta che siete entrati nella sala d'attesa, attendete la possibilità di uscita e premete cerchio. Ecco come sto facendo in video. Usciti dall'attività, come potete ben notare, il giocatore vostro inizierà a laggare. Ragazzi, ciò significa che il glitch sta riuscendo. Questa parte è un po' difficile in quanto dovrete recarvi nell'auto del vostro amico e starvici lì finché l'auto non sparirà. Una volta che siete entrati nell'auto del vostro amico, attendete che sparirà. Uscite dal vostro garage e richiedete il vostro veicolo personale dal menu interazione. Vedete, la macchina del vostro amico diventerà di vostra proprietà. Rechiamoci dallo Santos Custom e andiamo a venderla. Come potete notare, il glitch è perfettamente funzionante, ma vi ricordo che essendo un'auto clonata, il suo valore purtroppo equivarrà sempre a circa l'80% il meno del valore reale, in questo caso di un'entity modificata. Ma poco importa, in quanto potrete ripetere questo glitch quante volte volete voi. Spero che questo glitch vi sia stato utile, mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi, al prossimo video!